Al momento della partenza per gli Stati Uniti e il Canada, il Presidente del Consiglio, che sarà accompagnato nel suo viaggio dal Ministro degli Esteri Martino, ci ha fatto queste dichiarazioni. Come è noto, i governi del Canada e degli Stati Uniti d'America mi hanno rivolto l'invito di visitare, insieme con il Ministro degli Esteri Onorevole Martino, il loro paese. Il governo italiano è stato lieto di accettare l'invito. La visita che avrò occasione di fare al grande e generoso popolo degli Stati Uniti e del Canada mi offrirà la possibilità di avere colloqui con i massimi responsabili della politica statunitense, generale Eisenhower e segretario di Stato Foster Dulles, e della politica canadese, ed esaminare con loro molti importanti problemi di politica internazionale a cui l'America e l'Italia sono particolarmente interessate. Sono convinto che questi contatti e queste conversazioni, che si svolgeranno nello spirito di cordiale collaborazione che anima i rapporti tra l'America e la democrazia italiana e nel quadro della solidarietà atlantica, contribuiranno in modo positivo al mantenimento della pace, suprema aspirazione del popolo americano e del popolo italiano.